agroalimentare a rischio in Puglia per l'emergenza coronavirus. Mancano 250.000 braccianti, è l'allarme delle associazioni agricole. In gioco è il raccolto di intere stagioni, centinaia di migliaia di lavoratori stagionali sono bloccati a causa delle restrizioni di viaggio. Stiamo andando nell'insediamento dei braccianti di Borgo Mezzanone. Siamo in piena campagna. Che i braccianti vivono in queste condizioni. Questo è il bagno. Siamo alla tendopoli, i braccianti vogliono lavoro. Siamo dei braccianti invisibili, dannati della terra, abbandonati tra miseria sociale e lavorativa. Sveglia oggi alle 5 del mattino, sono io e l'autista, non c'è nessun altro. Siamo in viaggio per la Basilicata. Siamo in provincia di Foggia, con i generi alimentari, le mascherine sono sull'altra macchina. Vediamo se non c'è buco là. Va bene? Questa è. Sta giù, questi sono i pomodori che raccogliamo, no? Sì, quelli che teniamo nei campi. E quanto ci fanno spaccare la schiena? È 12 ore. 14? Può essere anche 15. Noi lavoriamo dalla mattina alla sera, sia piove, non piove, caldo, fresco, nei asparagi, nei carciofi, l'uva, li fai 30 giorni e ti pagano sulla busta paga 8 giorni o 10 giorni massimo. Ti pagano 4 euro all'ora, 3 ore e mezza all'ora, senza i contratti, senza i loro diritti. Ci sono questi bidoni alle mie spalle, con questi bidoni che fanno chilometri a piedi per andare a prendere l'acqua per lavarsi e per bere. Non c'è accesso all'acqua potabile, qui non c'è distanziamento sociale. Il distanziamento sociale è un privilegio, c'è promiscuità, non c'è accesso alle cure mediche, non c'è accesso alle strutture sanitarie dello Stato. Io da questa miseria ci sono nato. Ci sono nato in quanto bracciante e mi ci sono ritrovato nell'angolo dello sfruttamento. E per uscire dall'angolo mi sono detto non se ne viene fuori da solo. Bisogna condividere un sentimento che abbia al centro la riconquista del diritto di essere un essere umano, prima di essere un bracciante. Perché io non sono una merce. Abbiamo il dovere di un'assunzione di responsabilità. O è lo Stato a farsi carico della vita di queste persone, o sarà quella criminalità che chiamiamo caporalato e che per me significa mafia, a sfruttarla. Mentre milioni di italiani sono chiusi in casa e hanno la paura di perdere il lavoro e i risparmi, di cosa si sta occupando il governo, e stanno pure litigando su questo, di una maxi sanatoria per oltre 300.000 immigrati clandestini. A
A volte si dice che lo sfruttamento dei braccianti nelle campagne è colpa dei caporali, cioè intermediari tra padrone e lavoratori. Ci sono i caporali, c'è l'agromafia, ci sono tante indagini della magistratura, ma il caporale è un albero dentro la foresta del mondo agricolo. Sapete i veri datori di lavoro dei braccianti e della stragrande maggioranza dei contadini? È la grande distribuzione organizzata che dall'alto impone i prezzi dei pomodori, degli agrumi ai contadini, che a loro volta schiacciano i braccianti. Le grandi corporation sono loro che decidono vita e morte della filiera agricola. Comandano i contadini perché hanno la proprietà intellettuale sui semi, perché impongono i prezzi, e noi braccianti, i lavoratori, siamo sotto gli stivali delle aziende, dei padroni. L'Italia è tra i primi due paesi produttori di pomodori nella classifica mondiale, con gli Stati Uniti uno dei paesi destinatari di questi prodotti. È mai possibile che ai lavoratori non sia data la possibilità di soddisfare i propri bisogni vitali? Siamo esseri umani, non braccia! Siamo esseri umani, non braccia! Siamo esseri umani, non braccia! Regolarizzate tutti gli esseri umani, non per convenienza, ma per dovere di Stato. Liberate tutti i braccianti, italiani e non, dallo strapotere delle catene della grande distribuzione organizzata. Se volete davvero combattere lo sfruttamento e il caporalato, abbiate l'audacia di regolarizzare le persone, non per utilità di mercato, ma semplicemente perché sono degli esseri umani. Personalmente mi espongo su questa battaglia di Abubakar perché la trovo una cosa giusta e perché in questa fase, in questa crisi che stiamo vivendo, noi dobbiamo veramente cercare di riflettere a come possiamo cambiare le cose. Santità, ci rivolgiamo a lei affinché non ci dimentichi. Senza un'abitazione decorosa, vivere nel fango della miseria. Ho ricevuto diversi messaggi, in particolare mi ha colpito quello dei braccianti agricoli, tra cui molti immigrati. Santità, siamo i braccianti invisibili. Colgo l'appello di questi lavoratori e invito a fare della crisi l'occasione per rimettere al centro la dignità della persona e la dignità del lavoro. Omar, vai vicino Alfa. Ci siamo? Oh. Bisogna sapere la fatica, il sudore, lo sfruttamento che a volte c'è dietro a una forchettata di prodotti che provengono dalle campagne. Facciamo una con la bandiera al volo, 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 sempre. Senza dignità e diritti, quel cibo è marcio. Ok. Eguale lavoro, eguale salario, eguale lavoro, eguale salario. Sciopero!